Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere i nostri ospiti di oggi. Eh, Atilio Solinas, presidente della terza commissione Buongiorno. del Partito Democratico, benvenuto. E benvenuto a Claudio Ricci, della lista Ricci Presidente, portavoce del Centrodestra Buona e serata. Liste Civiche. Allora, partiamo subito dalla politica, dalle elezioni amministrative di cui ancora si parla a livello umbro, ma anche a livello e soprattutto a livello nazionale, con il risultato importante del Movimento 5 Stelle a Roma e a Torino in particolar modo, ma anche in Umbria. Eh, qualche novità è venuta fuori, no? soprattutto nel comune di Assisi, dopo diversi anni torna ad amministrare il centro-sinistra. Allora, dato che abbiamo Claudio Ricci in studio, eh, che è stato sindaco per nove anni della eh, città di Assisi, come, come possiamo commentare ecco, su Assisi in maniera particolare, ma in generale questo passaggio politico eh, di qualche settimana fa? Ricci. Innanzitutto, grazie della cortese ospitalità. Eh, Credo che qualche anno fa si cominciò a parlare di società liquida e oggi credo che siamo di fronte ad una politica liquida che si adatta alle condizioni del luogo, del momento e anche alle candidature che in quel momento trovano una loro espressione. Ad Assisi noi abbiamo avuto una continuità di circa 20 anni nella quale ho svolto non solo il ruolo di sindaco ma quello di vice sindaco e anche ho ricoperto altri incarichi con una buona amministrazione comunale. Basta ricordare gli interventi eh, legati ai restauri, alle riqualificazioni urbane, oltre 4.000 interventi complessivi in quattro anni eh, che sommati a tutta l'esperienza dei 20 anni hanno sostanzialmente credo dato una ottima riqualificazione del territorio con una città che è anche cresciuta dal punto di vista socio-economico e anche delle relazioni internazionali arrivando a quasi 6 milioni di turisti e con anche una capacità di gestione ottimale del bilancio. Se si pensa che anche negli ultimi quattro anni che hanno fatto parte dell'ultima parte della consigliatura, la seconda consigliatura da sindaco. Siamo riusciti a mantenere l'addizionale IRPF uguale a zero per tutte le categorie e a non applicare la tassa di soggiorno. Sul risultato politico, e poi la mia domanda era questa, insomma, Il risultato politico è dovuto ad un elemento molto semplice. I tre partiti di centrodestra, Forza Italia, La Lega Nord e Fratelli d'Italia, hanno in maniera autonoma. Eh, voluto individuare una propria candidatura a sindaco. Io aggiungo in maniera autonoma e anche legittima, eh, visto che i partiti è giusto che decidano sul loro candidato a sindaco. Probabilmente, malgrado una continuità di 20 anni e, come citavo, anche gli ultimi 4 anni, la mia seconda legislatura, da sindaco ha portato ai risultati che citavo, credo positivi, le persone si attendevano un cambiamento. In generale, oggi non basta più governare bene: visto che siamo in presenza di una politica liquida, occorre in quel momento. A anche individuare una persona che sia capace di interpretare il cambiamento, occorre cambiare prospettiva, occorrono vissi nuovi, occorre anche una creatività nuova nel vedere gli stessi problemi. Concludo con un esempio che è quello di Torino. Piero Fassino, che è un ottimo amministratore comunale e che ha amministrato Torino in maniera a nostro avviso adeguata, con un grande sviluppo anche della sua città, ha raccontato un episodio, è entrato in un bar, una signora si è complimentata con lui perché aveva amministrato bene la sua città Però... e lui ha detto bene, visto che ci sono le elezioni mi auguro che lei potrà sostenermi. E la signora invece ha risposto no, io voto l'appendino perché c'è in questo momento la necessità eh, sì, di avere dei visi nuovi. Chi presenta dei vissi nuovi e della creatività vince, nuova vince. attrae di più? Solina, se partiamo da questa considerazione che è di Fassino e che ha riportato Ricci, no? È questa è la politica di oggi, anche secondo lei? Ci sono molti dati da tenere in considerazione. Prima di tutto eh, rimane costante la questione dell'astensionismo, che è un, dato, un segnale molto serio per la politica. Le persone sono tuttora in sofferenza, la crisi economica non è superata. Per cui molte persone non vanno neanche a votare, sono di fatto prive di rappresentanza perché non hanno, non hanno in più interesse per la politica e considerano eh, anche tutte le malversazioni generali, gli illeciti che sono stati compiuti a vari livelli e in vari ambiti nella politica e quindi sono delusi e demotivati. Questo è un primo dato. Secondo dato, ovviamente, la necessità di presentare personalità nuove facce nuove, questa è un'altra un necessità che esprime l'elettorato e quindi ovviamente i partiti che hanno presentato questa linea nuova hanno ottenuto dei risultati eh, insomma, positivi. Vedi, per esempio, il partito democratico ad Assisi ha presentato una, una persona che è stata presa dalla Società civile, una, una, persona, una donna in gamba, giovane, che ha lavorato bene nella società e quindi è stata presentata ad Assisi, ha ottenuto un buon successo. Quindi queste come considerazioni generali. Poi la questione del partito liquido che citava il collega Ricci, io, la politica liquida a me non piace, io credo che i partiti debbano fare... Militanza politica eh, nei territori, fare azione politica come si faceva una volta. Io capisco che gli elettori si forma, formano la loro idea dalle televisioni, dai talk show, però in grande maggioranza però ancora c'è bisogno di una struttura di partito, di fare politica coinvolgendo i cittadini c'è il rapporto barca che è molto significativo dice il partito va messo e il cittadino va messo al centro gli va data un ruolo di protagonista deve esprimere le proprie necessità i propri bisogni nuovi le proprie le proprie esigenze con l'analisi dei problemi e le proposte. Quindi bisogna rilanciare un partito strutturato e questo è un segnale che io mando al mio partito perché c'è un trend che ha portato a una destrutturazione e a me non piace per niente, allora, si sono visti i risultati. Centro-destra, centro-sinistra, innanzitutto Ricci, il comune di Assisi ha una linearità con una figura, che è quella dell'ingegnere, perché lei è ingegnere. Eh, Così pure il nuovo sindaco di Assisi, un ingegnere, per cui c'è questa continuità no, da questo punto Credo di vista. Credo quello che diceva Attilio Solinas è condivisibile. Eh, oggi occorre, a proposito di essere ingegneri, accorciare le distanze, accorciare le distanze tra persone, istituzioni e problematiche. Ecco, questa distanza che c'è tra persone, territori e il palazzo e l'istituzione va accorciata a mio avviso, cercando di eh, certamente coinvolgere le persone, ma soprattutto fare in modo che le persone siano eh, legate alla possibilità di amministrare insieme alle loro eh, rappresentanze istituzionali. In un minuto all'interno proprio de de della politica, no? quella, quella che, che si pratica ogni giorno all'interno anche della segreteria di partito Ricci, sia nel centrodestra che nel centro-sinistra c'è una dialettica non proprio leggera in questo momento, vede questo come fattore positivo o no? Ecco, in un minuto, perché poi cambiamo argomento, poi andiamo alla solina. Sì, certamente lo vedo positivo, ma i partiti debbono cogliere questa necessità. Oggi bisogna che chi amministra faccia sentire importanti i cittadini, occorre una fase di coinvolgimento delle persone molto ampia. Le do un dato, soprattutto nei comuni. Il 35% delle persone ancora ha molta fiducia nei comuni e negli amministratori dei comuni, quindi chi amministra i comuni, i sindaci per esempio, gli assessori e i consiglieri dovrebbero lavorare sempre con la porta aperta e dando il proprio numero di telefono a tutti, io approfitto per dare il mio che è 334. 88, 12, 880 perché più teniamo la distanza piccola tra il palazzo che si vede alle nostre spalle e le persone e i territori e più questa fiducia nel amministrare insieme i territori Aumenta. riprenderà e forse si andrà a superare quello che diceva Solinas, cioè la possibilità che le persone tornino ad occuparsi di politica e anche a votare. Se si discute nel centrodestra tra Lega Forza Italia, insomma il dibattito è abbastanza acceso, nel centrosinistra è la stessa cosa, soprattutto nel centrosinistra all'interno dello stesso Partito Democratico, no? delle varie diciamo, parti correnti, una volta si chiamavano così, forse si chiamano ancora oggi così, eh, c'è questa dialettica molto forte. Lei chiaramente non è che, che si tira indietro da, da questa situazione? Allora... Assolutamente no. Volevo finire un secondo ragionamento Prego. di Claudio Ricci. Eh, Un'altra cosa importante che chiedono i cittadini la velocità delle decisioni, l'attuazione rapida delle leggi, perché io ho notato anche nella campagna elettorale dello scorso anno delle lamentele diffuse sul fatto che i tempi dell'amministrazione sono lenti quindi è un'altra cosa che bisogna dare rapidamente semplificazione, aumentare più la semplificazione esattamente eh, eh, la conflittualità c'è nel partito democratico è stato sotto gli occhi di tutti adesso siamo rientrati, abbiamo ritrovato un equilibrio eh, le varie anime del partito dell'Umbria si sono eh, diciamo, riappacificate tra virgolette abbiamo trovato una sintesi in un documento che eh, diciamo, indirizza eh, il programma eh, politico con un, un nuovo corso nei mesi a venire, neanche negli anni a venire della legislatura e quindi questa è una cosa senz'altro positiva. Io credo che sia importante eh, affrontare le questioni più urgenti, la, la ripresa dell'economia, il lavoro, la sanità, i temi più importanti che interessano i cittadini vanno affrontati con rapidità e senza conflittualità legate agli interessi di bottega, agli interessi di corrente, perché insomma, queste sono cose che rallentano e danno soprattutto un'immagine di, di, di antagonismo interno che non va assolutamente bene e questo allontana ancora di più. Allora, davvero tengo. in 30 secondi, però, eh, perché poi parliamo di sanità. Eh, quanto cioè, il cambiamento dell'informazione in Italia, nel mondo, con l'avvento dei social network, che chiaramente ha, ha cambiato no, il modo di, di parlare, di presentarsi, di dialogare con gli stessi cittadini elettori. Ecco l'avvento di Facebook, di Whatsapp, di tutte le altre, di Twitter, tutte le altre cose, Ricci. Secondo lei eh, diciamo quella che, che è un po' considerata la vecchia politica, i vecchi partiti? tra virgolette, chiaramente diventiamo perché poi i partiti fanno le persone e non il nome però questo può aver influito in una crescita invece dei nuovi movimenti e delle nuove situazioni politiche secondo me? Io lei. credo che oggi la sfida è mettere insieme le due mani da un lato essere molto bravi nel comunicare attraverso i social network e io dico commercialmente a vendere, questi giorni c'è un dato noi vendiamo complessivamente i nostri prodotti solo per il 9% attraverso i social network e qui potremmo guadagnare un 20% nel fatturato, anche nel turismo. Però poi occorre l'altra mano: la capacità di incontrare le persone per parlare di politica a piccoli gruppi. Credo che la sfida è proprio questa: il mettere porta insieme porta con... le due cose. Ok, perfettamente chiaro. Eh, Solinas, io credo che sia molto importante considerare che il futuro della comunicazione e dell'informazione anche politica. Non è nei giornali cartacei che sono in caduta libera, purtroppo, nonostante ci siano degli ottimi giornalisti per quanto riguarda i lettori. Ma come è stato detto qualche mese fa dal commissario Agicom qui a una riunione in Consiglio regionale, il futuro è negli smartphone, è nella comunicazione rapida delle notizie. Quindi, eh, video giornali online, social network. Lo vediamo adesso, su Facebook, vediamo notizie a sprombattente, minuto dopo minuto, notizie aggiornate che poi. Molte gente non le va neanche a leggere il giorno dopo nei giornali cartacei, per cui questo è il futuro della comunicazione, anche politica. Quindi eh, chi fa politica deve essere sul pezzo eh, minuto per minuto e saper utilizzare questi nuovi media in modo efficace. Magari, eh, con qualche filtro in più, potrebbe essere una comunicazione come quella dei giornali o de delle televisioni, o delle radio. Molto... Lì qualsiasi cosa si mette diventa verità, eh, quindi bisogna stare attento a questa cosa. No, la questione ancora va comunque. dicevo la tecnologia che veniva evocata può essere invece un buono strumento per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Ancora oggi certo, certo. si contano in Italia circa 13 milioni di certificati inutili all'anno. Eh, Probabilmente la tecnologia, la tecnologia. parlava anche Solinas prima, La tecnologia poi essere stessa aiutare. linea su questo. Solinas, eh, lei viene dal mondo della sanità, noi dicevamo l'ingegner Ricci, il dottor Solinas, medico, eh, viene dal mondo della sanità e chiaramente ha portato anche questa sua esperienza all'interno di una commissione che lei presiede che si occupa proprio di sanità e sociale. Eh, moltissime audizioni eh, alle quali ha partecipato, perlomeno da, da come ho visto, eh, anche, anche Ricci. Eh, ad ascoltare, tra l'altro, lei fa parte della terza commissione, Ricci? No, però, eh, però ecco, partecipa lo stesso. un grande piacere. Eh, cosa, cosa è venuto fuori? Che lei ha ascoltato un po' tutte le categorie, no? sia dei medici, sia delle, delle associazioni, insomma dei cittadini. Ecco, cosa, cosa è venuto fuori? Perché credo un consuntivo possiamo farlo stamattina. Io ho cercato di mantenere le promesse della campagna elettorale nelle quali avevo affermato di tenere le porte aperte del, del Consiglio regionale per ascoltare i cittadini. Quindi, dato il mio ruolo. Di Presidente della Commissione Sanità e Sociali ho voluto ascoltare le varie categorie in questi ambiti quindi abbiamo ascoltato eh, la geriatria, abbiamo ascoltato la, i medicini, la medicina di base, abbiamo ascoltato eh, coloro che si occupano di trasporti di sanità. Insomma, il, co il, il contesto psichiatria, è: psichiatria, insomma, psicologi, eh, rappresentanti dei malati, Ma, tribunali. Le criticità: no, sì, sono sì, nate. le criticità ci sono. Eh, la, la sanità in umbra regge bene anche soprattutto in termini di costi economici, di, di, di conti economici, eh, però ci sono le riforme da attuare. Recentemente sono state eh, messe in atto delle misure molto valide da, dalla giunta regionale, dall'assessorato della sanità, in particolare per quanto riguarda il potenziamento dell'offerta di prestazioni per abbattere le liste d'attesa, è stato eh, rivisto il cup regionale che determinava delle incongruità, cittadini che dal nord dell'Umbra devono andare a fare prestazioni al, a sud, quindi lontano da casa, è stato rivisto questo meccanismo per cui adesso si tende ad attuare una prestazione nel contesto del distretto di, di, dove vive il paziente. Poi la digitalizzazione è un altro grosso passo avanti, la, la ricetta sì. eh, non più cartacea ma virtuale, la possibilità di prenotare un esame dallo studio della medicina generale. Quindi passi avanti ci sono stati fatti, ma ne devono essere fatti ancora molti altri e ci sono delle riforme da, da applicare, non ultima quella della importantissima della nuova convenzione, cioè l'azienda la, eh, integrata ospedale-università, azienda ospedaliera-università. Eh, poi mh, chiaramente la stessa domanda andrà anche a Ricci, liste d'attesa, ogni tanto viene fuori qualcosa anche a livello di stampa no? di questi tempi lunghissimi per alcuni esami. È una situazione che, che preoccupa, che sta migliorando. Sì, adesso abbiamo, eh, sono stati messi in campo delle risorse, circa 3 milioni di euro per assumere nuovi medici, far lavorare quindi gli ambulatori anche negli orari pomeridiani, quando spesso invece per mancanza di organici medici e infermieristici chiudevano. A volte quando è necessario una quantità di prestazioni consistenti si possono far lavorare anche di notte, poi si, la, eh, si potenzierà anche la. La, la questione del CUP no? la, la, la prenotazione sulla base dell'urgenza clinica eh, eh, i cosiddetti raggruppamenti d'attesa omogenei che razionalizzano la lista d'attesa rendendola più appropriata diciamo. queste sono tutte cose che servono a ridurre i tempi di attesa eh, né, soprattutto quando c'è un'urgenza ovviamente che lì il rischio sì, è... veramente eh, In 10 secondi eh, come, come vedeva la sanità da dentro, essendo operatore diretto insomma, lei è un gastroenterologo Uh, quindi la viveva quotidianamente la situazione e adesso invece la vive da amministratore di quel mondo che lei viveva da, da protagonista interno. Insomma, qual è la differenza? In dieci Beh, secondi? Eh. La differenza è che adesso è, devo avere obbligatoriamente una visione d'insieme. Quindi parlare non solo con la categoria mia, che è quella della medicina specialistica ospedaliera, ma anche tutte le altre realtà che hanno altre esigenze. Quindi dobbiamo trovare un'integrazione, dobbiamo trovare un equilibrio e eh, a diciamo, secondare le necessità, i nuovi bisogni di tutti, diciamo. quindi una visione assolutamente di, complessiva e globale della sanità. Ricci, insomma, abbiamo parlato di diverse cose, le stesse domande sono per lei. Io concordo sulla riduzione dei tempi di attesa ovviamente degli esami clinici, eh, il nuovo piano vorrebbe portare al massimo i tempi di attesa degli esami clinici a 60 giorni e a 30 giorni appunto quello degli esami complessivi che vengono fatti, quindi 60 giorni per le visite mediche e 30 giorni per gli esami clinici. Il punto è che questo piano si ripete ancora una volta, ma senza ancora aver raggiunto tali obiettivi. Poi ci sono altri aspetti molto importanti, innanzitutto realizzare la centrale unica acquisti sanità. La cosiddetta CRAS, perché attualmente la centrale unica per gli acquisti in sanità è realizzata solo per il 51% dei casi e questo farebbe risparmiare molto. Poi si citava l'FSE, il fascicolo sanitario elettronico. Ecco, il fascicolo sanitario elettronico porterebbe da solo un risparmio di circa il 10% complessivo che è un altro elemento importante e poi solo per fare un terzo esempio la logistica dei farmaci lo spostamento automatizzato dei farmaci all'interno del sistema sanitario potrebbe da solo far risparmiare 2,5 almeno milioni di euro all'anno su questi temi cioè come risparmiare in sanità eliminando sprechi e inefficienze per poi reinvestire nella stessa Qualità della sanità credo che sarà l'obiettivo dei prossimi anni, con un altro elemento di fondo: integrare il sistema. Oggi il distretto sanitario deve essere sempre più integrato con il piccolo ospedale, il grande ospedale le farmacie che possono diventare dei poli di servizi importanti, il ruolo dei medici di base che può essere altrettanto importante, questo è il sistema sanitario che bisogna integrare nella visione ormai prossima che le due aziende, aziende sanitarie ospedaliere e le due ASLA eh, debbono sostanzialmente ormai connettersi molto fra di loro. Perché il sistema si realizza anche immaginando che questi quattro elementi, le due aziende ospedaliere di Perugia Eterni e le due ASL presenti in Umbria, sempre più debbono tra di loro creare delle situazioni a sistema dove la cura eh, è sempre più più qualcosa che il cittadino certo, dovrà fruire indipendentemente dal punto, dovrà avere più punti di accesso in questo sistema sanitario complessivo. Allora, eh, mancano poco più di 5 minuti alla conclusione di questo nostro spazio. Parliamo di lavoro, parliamo di economia, perché se è vero che poi eh, si chiede sicurezza, si chiede una buona sanità, il cittadino... Chiede una maggiore semplificazione amministrativa. Ma i cittadini, i giovani soprattutto, chiedono lavoro, eh, chiedono eh, che l'economia possa andare meglio per non andarsene eh, da, 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 dall'Umbria, ma questo è un problema che riguarda moltissime altre regioni. Ecco, allora, che fare? Eh, al di là dell'ultima de, de legge approvata, che comunque arriva a sostegno no, delle fasce eh, più deboli, Solinas, eh, co cosa c'è in cantiere per riuscire a dare risposte concrete a una fascia di popolazione molto vasta. Io credo che molto debba venire dalla politica nazionale, dal governo nazionale. Ci vuole una per rilanciare l'economia, io credo che ci vogliano degli investimenti pubblici, risorse destinate alle infrastrutture, investimenti fondamentali nella ricerca nella ricerca tecnologica, nell'innovazione, perché i paesi avanzati progressisti come gli Stati Uniti per esempio, di Obama, hanno investito centinaia di miliardi di, di dollari nella ricerca e quindi gli effetti si vedranno a distanza, perché un paese non va da nessuna parte se non ha la cultura, se non ha il capitale umano aggiornato, se non ha ingegneri, se non ha medici, se non ha tecnici, matematici, quindi dobbiamo puntare su questo, dobbiamo puntare sulle aziende che fanno innovazione, ricerca, che fanno export. Quindi anche a livello regionale le risorse, l'abbiamo detto, l'assegnazione delle risorse che vengono dall'Europa devono andare alle aziende che in prospettiva possono creare nuovi posti di lavoro. È inutile eh, a pioggia, potenziare le aziende che sono decotte. Diciamo. E poi una politica per i lavoratori, per il lavoro. Io credo che sia fondamentale... Guardare con attenzione alle proposte dei sindacati. I sindacati propongono un congelamento della Fornero, quindi mandare in pensione i an lavoratori anziani per creare nuovi posti per i nuovi lavoratori. Un'altra proposta interessante è eh, che le risorse delle fondazioni bancarie devono essere utilizzate anche per sostenere il lavoro, per sostenere la, il, ria il riavviamento al lavoro. Quindi credo che bisogna ascoltare molto il mondo del lavoro. Eh, noi abbiamo un governo nazionale che. Eh, e sonera un po' i sindacati, non ascolta le forze sociali, non ascolta i corpi intermedi. Una tiratina d'orecchie questa. Assolutamente sì, perché se la, se la merita sicuramente. Quindi non mi piace a me un governo che non colloquia con, con tutti, soprattutto con un mondo in crisi di rappresentanza politica come quello del lavoro, dei sindacati, le, insomma, le, persone, le fasce deboli della società che sono in crisi netta. Ricci, eh, come vede abbiamo tre minuti, due minuti dedicati a lei per uh, questo argomento uh, in cui lei spesso entra no, insomma, nella sua Anzitutto attività. Innanzitutto vorrei, vorrei ringraziare in questo primo anno di consigliatura regionale coloro che ci hanno seguiti. Abbiamo cercato di svolgere la nostra attività, per quanto mi riguarda, presentando circa 200 atti propositivi e molti di questi erano legati allo sviluppo economico. Nell'ultimo periodo dalla crisi ad oggi eh, l'Italia ha perso il 10% di prodotto interno lordo, meno 10% di prodotto interno lordo, secondo gli ultimi dati l'Umbria ha avuto un meno 14%, quindi ha, ha identificato una eh, fragilità del sistema. Come si supera la fragilità? Con due elementi. Lavorando sulle infrastrutture. Innanzitutto, oggi più infrastrutture significa più attrattività di opportunità di investimenti e di posti di lavoro. L'aeroporto che deve essere sviluppato anche per dare sostegno al turismo in Umbria, per consolidare le linee aeree e soprattutto occorre. Lavorare anche sul sistema ferroviario a partire, per esempio, dal raddoppio selettivo della Foligno-Terontola, a partire dalla possibilità di avere più treni veloci come i Freccia Bianca e Freccia Argento, a partire dalla necessità che Terni possa sempre più guardare su Roma e su Civitavecchia come assi trasportistici principali. E poi, nell'economia, occorre un piano di marketing operativo che vada ad individuare. Gli elementi strategici su cui concentrare le risorse. A mio avviso, oltre che al turismo, oltre che ad una agricoltura 2.0, diciamo un'agricoltura che si sta fortemente rinnovando, l'Umbria deve puntare molto sul nuovo manifatturiero. Non solo ovviamente tutelare i poli come l'acciaio speciale e il polo chimico, ma il nuovo manifatturiero, quello leggero, quello per capirci fatto dalla manifattura additiva come le stampanti tridimensionali, le applicazioni della realtà virtuale, eh, la produzione eh, per esempio di droni, la meccadronica, tutti questi elementi del manifatturiero. Eh, innovativo possono essere un elemento importante per l'Umbria e assonante anche con il suo paesaggio. Ricci, eh, pochi secondi, Salvini o Berlusconi. Io credo che il nostro paese, eh, anche con il contributo di Salvini e Berlusconi, abbia necessità nel centrodestra di ritrovare un polo dei moderati. I moderati italiani Quindi attendono più Berlusconi che Salvini, insomma, in, guarda, il centro-destra in Italia culturalmente ha due elementi, un grande centro moderato, popolare, che durante il quadro elettorale si unirà, mi Ando auguro, via. con la parte più legata alla destra. Solinas, chi è Matteo Matt? Renzi? Matteo Renzi è un leader che è un pochino autocratico, diciamo, un pochino, che ha una vena di presunzione che secondo me va un pochino ridimensionata. Che voto dà il governo Renzi da 1 a 10. Io gli darei un voto di 6. forse. Ricci, eh, credo a poco meno della sufficienza. Sta provando a fare le riforme. non no, soltanto il voto perché non, eh, non abbiamo tempo 5 e mezzo. Cioè, però siete vicini. Eh? Siete guardi, vicini eh, su... guardi eh, Matteo Renzi, eh, un Ricci, giovane, pochi secondi, c'è. È chiude. un giovane che si sta dando da fare. Però io credo che le vere riforme italiane oggi abbiano un solo nome un governo che abbia la capacità di ridurre la spesa pubblica 827 miliardi di euro all'anno di spesa pubblica è lì che bisogna ridurre per investire Renzi questo ancora Solina, non l'ha fatto Solinas come vede il futuro del Partito Democratico? Io vedo un futuro di speranza con la S maiuscola Ho capito, chiarissimo Grazie per essere stati con noi siamo Buona fuori serata, tempo ormai grazie. Grazie. grazie ad Attilio Solinas del Partito Democratico Presidente della Terza Commissione a Claudio Ricci della lista civica Ricci Presidente Portavoce della Centrodestra di Liste Civiche. Grazie a voi per averci seguito. Buona settimana a tutti.